Ragazzi, ieri sera l'Italia ha battuto il Belgio 0-1. Spalletti esce dallo stadio Re Baldovino di Bruxelles, nome bellissimo per uno stadio, con 3 punti importantissimi in ottica Nations League. Infatti, complice anche il pareggio della Francia contro Israele, adesso l'Italia si trova praticamente al primo posto, è matematicamente qualificata agli ottavi, anzi ai quarti di Nations League. Nella prossima partita contro la Francia può permettersi anche una sconfitta con massimo 2 gol di scarto per qualificarsi come prima. I protagonisti principali della partita potremmo tranquillamente riassumerli nei nomi di Tonali, per esempio, oppure di Barella. Però, come sapete, questo è un canale incentrato sul Napoli e quindi oggi voglio soffermarmi sulle prestazioni dei giocatori del Napoli, perché ieri ce ne sono stati ben 4, 3 sponda Italia, 1 sponda Belgio. Come si saranno comportati i nostri nella partita? Scopriamolo insieme in questo video. Prima però una piccola presentazione. Ciao, innanzitutto. Benvenuti ai nuovi e bentornati ai vecchi. Io sono Dario detto il Darion e su questo canale parliamo principalmente di calcio con un occhio di riguardo verso il Napoli, che è la squadra per cui tifo. Belgio Italia 0-1. Voglio prima fare un piccolo recap sulla partita e poi andiamo sulla prestazione dei singoli. Allora, nel complesso, diciamoci la verità, non è stata proprio una partita così emozionante, così pregna di cose incredibili, specialmente il primo tempo. La prima mezz'ora, praticamente, ragazzi, un controllo neanche così tanto complicato della partita da parte dell'Italia. L'Italia che si schiera con un 3-5-1-1 con Donnarumma in porta, Bastoni e Di Lorenzo braccetti di difesa, con al centro Alessandro Buongiorno, centrocampo composto da Rovella vertice basso con mezzali Frattesi e Tonali, ai lati Di Marco e Cambiaso, davanti Retegui sostenuto da un Barella che ha giocato trequartista, quindi una posizione abbastanza inusuale. Come ho detto prima, una mezz'ora iniziale molto molto scialla, molto molto blanda e facilmente controllabile dall'Italia, anche perché il Belgio ha volutamente deciso di abdicare al pressing, ha fatto una fase difensiva a mio avviso molto molto passiva e che ha praticamente ha detto: "Tiè, ti stendo il tappeto rosso, vai, fai pure". Si sono schierati con questo 5-3-2. All'undicesimo minuto la partita si sblocca con il gol di Tonali, un gol che però arriva con una bella trama di gioco. L'azione si chiude con un bel 1-2 con Di Lorenzo che fa il suo classico movimento alle spalle della difesa per andare sul fondo, mette la palla in mezzo grazie anche un po' alla deviazione di De Bast, e c'è il gol di Tonali che nel mentre si è inserito. Dopo l'1-0 una piccola reazione del Belgio, però niente di che. Comunque il primo tempo finisce abbastanza agevolmente a favore dell'Italia. Nel secondo tempo invece si è visto un po' più di frenesia, chiamiamola così. Si è visto un Belgio che sin dal primo minuto del secondo tempo ha alzato i ritmi, ha alzato soprattutto gli uomini, ha cominciato a tirare, ha fatto una cosa come tipo 4 tiri in porta nel primo quarto d'ora. Donnarumma ha avuto la possibilità di dimostrare che è stato un giocatore comunque dentro la partita e non uno spettatore non pagante, però non ci sono state grandissime occasioni pericolosissime per il Belgio. L'Italia si è messa dietro, si è un po' compattata e ha sfruttato le ripartenze, e in un paio di occasioni poteva anche fare il gol dello 0-2. Mi riferisco principalmente a Retegui, che si è ritrovato in un 1 contro 1 con Casters, ma non è riuscito a buttarla dentro, e poi Di Lorenzo che in una mischia dentro l'area di rigore si è mangiato il gol dello 0-2. Ci sono stati dei cambi nel mentre entrano Ken e Udogie al posto di Retegui e Di Marco, entrano poi Locatelli e Raspadori al 79esimo, e all'81esimo entra Gatti al posto di Cambiaso, con Di Lorenzo che viene alzato sulla linea di centrocampo. Diciamo che la palla più nitida del Belgio è arrivata all'82esimo con Fires che prende un palo, però poi tolto quello, ripeto, Donnarumma ha dovuto fare delle parate abbastanza facili, ecco, non ci sono stati miracoli incredibili di Donnarumma. Detto questo, quindi andiamo a parlare un po' della prestazione dei giocatori del Napoli e per comodità partirei dalla difesa. Partiamo da Alessandro The Wall Buongiorno. Perché lo chiamo The Wall? Perché semplicemente ieri
ha confermato per l'ennesima volta di essere un muro, ha annullato quasi nel totale Lukaku, e sinceramente non so se questa è una bella o una buona notizia. Lui gioca centrale nella difesa a 3, quindi il ruolo che faceva ai tempi del Torino, e lo fa quasi ai limiti della perfezione. Ha vinto tutti i duelli contro Lukaku, a eccezione di uno su una palla aerea. Quando il Belgio attaccava dalle sue parti, lui si è sempre fatto trovare presente. Si è fatto sentire molto anche quando bisognava, diciamo, conquistare il pallone con le cattive, quindi con duelli rudi, sporchi. Si è fatto sentire anche nello strattonare la maglietta quando era necessario. Quindi, buongiorno, a seconda delle situazioni, è stato semplicemente perfetto anche ieri sera. Anzi, quasi, perché una piccola sbavatura c'è stata, però nel complesso, se devo dare un voto a Buongiorno, direi che un bel 7 pieno se lo merita. Semplicemente ha confermato le prestazioni che sta facendo col Napoli da inizio stagione, quindi nessuna novità sotto questo punto di vista. Passiamo al suo compagno di reparto, cioè Giovanni Di Lorenzo, che ha giocato braccetto di destra. E ragazzi, se Buongiorno è stato quasi perfetto, allora Di Lorenzo possiamo dire che è stato perfetto. Perché Di Lorenzo ieri sera ha arato letteralmente la fascia destra come fa sempre, è stato un punto di riferimento per la nazionale, infatti è stato il giocatore che ha fatto più tocchi ieri in partita, ben 104, col suo classico movimento in sovrapposizione sulla fascia è stato una costante spina nel fianco per il Belgio e poi ha fatto l'assist per il gol di Tonali. Poteva anche rischiare di fare gol, e mi riferisco in particolare all'azione del 55esimo dove c'è stata quella mischia dentro l'area di rigore. Di Lorenzo purtroppo ha sprecato quella palla, e udite udite, l'assist l'aveva fatto Buongiorno, quindi Buongiorno poteva anche portare a casa un potenziale assist. In fase difensiva soltanto una sbavatura, anche lui perde un duello aereo con Lukaku dove potevamo rischiare, però tolto quello semplicemente un muro anche lui, ha chiuso tutto e in certe occasioni ha anche messo una pezza sugli errori di suoi compagni, ecco, quindi è stato perfetto sia in fase offensiva che in fase difensiva. Voglio dire però una cosa, Di Lorenzo ha giocato braccetto destro ieri, braccetto destro che però si sganciava molto in avanti, e Buongiorno ha giocato invece centrale nella difesa a 3. Magari questo schieramento potremmo vederlo anche a Napoli nel prossimo futuro, magari grazie al mercato di gennaio, chissà. Chi vivrà vedrà, come si suol dire, però di certo entrambi ieri sera hanno comunque dimostrato ancora una volta che sanno interpretare bene quei due ruoli. Concludendo, io a Di Lorenzo darei un bel 7,5 e direi anche il man of the match della partita. Piccolissima parentesi su Raspadori, che ha giocato gli ultimi 10 minuti, e ragazzi, a Raspadori io darei un senza voto, perché sinceramente non ha potuto fare niente, ha fatto soltanto 5 tocchi, quindi non può essere giudicata la sua prestazione, non ha potuto fare tantissimo, quindi gli diamo un senza voto. Passiamo alle note dolenti, e ragazzi, mi dispiace perché su Lukaku è stato fatto un investimento importante quest'estate, però finora non sta ripagando questo investimento, e ieri sera abbiamo avuto un'ennesima prestazione grigia. C'è comunque da spezzare una lancia a suo favore, giocava contro Buongiorno che forse è tra i difensori più complicati che ha affrontato finora. Tocca pochi palloni in tutta la partita, appena 30, nel 90% dei casi si fa mangiare in testa da Buongiorno e anche da Di Lorenzo. Nell'arco di 90 minuti fa soltanto un tiro che viene bloccato. Si mangia anche un'occasione, perché nel secondo tempo aveva una palla gol abbastanza importante che è stata mal sfruttata. E io adesso ripeto un po' quello che avevo detto anche nelle pagelle di Inter-Napoli, cioè Lukaku quando è statico è praticamente un giocatore inutile, e non è un giocatore che si smarca, non è uno che se vede la marcatura avversaria si prova a sganciarsi, si muove per provare, diciamo, a smarcarsi, non lo fa, rimane abbastanza statico, e in questo modo lui si fa letteralmente annullare. È un problema che in parte si potrebbe risolvere, secondo me, facendo giocare Simeone, perché Simeone, a differenza di Lukaku, si muove di più. Poi sì, possiamo parlarne dal punto di vista della finalizzazione, perché Simeone ogni tanto sotto porta fa delle cose abbastanza rivedibili, però sicuramente si muove di più rispetto a Lukaku, e questo può mandare in difficoltà i difensori.
Quindi nel complesso io a Lukaku darei un 5. Un 5, non dico che è stato il peggiore della partita, però entra nella top 3, secondo, anzi nella flop 3. E quindi ragazzi, questo è stato Belgio-Italia dal punto di vista dei giocatori del Napoli. Oggi ci saranno altre partite, ci sarà Rachmani che giocherà col suo Kosovo in Romania. Abbiamo poi gli scozzesi Gilmour e McTominay che affronteranno in casa la Croazia. E infine Rafa Marin che giocherà le qualificazioni per l'Europeo Under 21 con la sua Spagna che affronterà l'Inghilterra. Detto questo ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti riguardo le prestazioni dei nostri calciatori in Belgio-Italia. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto e mi raccomando iscrivetevi ragazzi se non l'avete ancora fatto, perché mi date una grande mano ed è totalmente gratis, non dovete spendere nemmeno un centesimo. Attivate poi la campanella perché così le notifiche dovrebbero arrivarvi, perché ogni tanto YouTube sbarella con le notifiche. Detto questo ragazzi, io vi auguro un buon proseguimento di venerdì, noi ci vediamo alla prossima e sempre e comunque Forza Napoli!